E poi, eccola là. Ciao, Forrest. Ciao, Jenny. Jenny tornò e rimase da me. Forse perché non aveva un altro posto dove andare. O forse perché era tanto stanca. Perché andò a letto e dormì come una che non dorme da anni. Era meraviglioso averla a casa. Tutti i giorni ci facevamo una passeggiata e io ci calavo come una cicala in agosto. E lei ascoltava la storia del ping pong, dei gamberi e del viaggio di mamma in paradiso. Chiacchieravo sempre io e Jenny molto spesso se ne stava zitta. La pioggia. Penso che a volte non ci sono abbastanza sassi.